Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi il quinto episodio credo della serie su Gold Rush The Game. Che cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare una cosa veramente molto molto rischiosa, perché lo scorso episodio eravamo arrivati ufficialmente all'estate, estate che continua a, mannaggia, a mostrarsi sempre più piovosa, come così lo è stato anche la primavera, e ora vorrei andare a cambiare un pochino l'efficienza del mio impianto e per farlo, aia, e per farlo dovrò vendere il vecchio scavatore e comprare il nuovo. Ora andremo a metterci in una situazione veramente molto brutta, molto sfavorevole, perché venderemo questo e magari vendiamo anche tutto l'impianto di scavo, l'impianto, scusate, di raccolta. Dovrei forse venire qua con il furgoncino, ma va bene. Sì, in effetti forse non ne vale la pena. Adesso tutto quell'impianto lì mi hanno già venduto per metà, no? Non ricaveremo niente. Questo forse la pompa dell'acqua piccola, forse potremmo anche pensare di venderla. Allora, compreremo lo scavatore grande, quindi ci consentirà probabilmente di scavare al doppio della velocità, quindi andare a riempire il nostro impiantino di là più velocemente. Il problema qual è? Il problema è che prenderemo un debito, prenderemo un prestito, io ho 30.000, ho saldato il vecchio prestito da 50.000 che era, vendo lo scavatore, vado e mi compro il nuovo scavatore. A quel punto saremo indebitati fino al collo. E dovremmo fare molta attenzione a quelli che sono gli imprevisti che potrebbero capitarci. Cioè, dovremmo dare 8.000 dollari al giorno per saldare il debito. Non so nemmeno se avremo soldi abbastanza per trasportare quello scavatore qui. Se si guasterà qualsiasi parte di qualsiasi macchina, compreso questo furgoncino, questo pick-up. Potrebbe essere un problema pagarlo. E a quel punto, acquistando lo scavatore grande, dobbiamo lavorare tantissimo, perché a quel punto non ci saranno più step intermedi. Ci sarà direttamente il tier 3, che per raggiungerlo credo servano diverse centinaia di migliaia di euro, di dollari, insomma, perché si parla di un impianto ben più massivo. Ricordo i tier, se non mi sbaglio, sono 5. Andiamo a vedere le guide. Vedete che il grado 2 è quello che stiamo operando ora noi. E il grado 3 richiede, vedete, il poliettrogeno, che costa una barca di soldi più un sacco di altre cose. Quindi vedete che il gioco poi ci aiuta guidandoci nelle varie scelte. Ma potrebbe essere addirittura anche un problema far benzina a questo furgoncino. Allora, vedete, il gruppo elettrogeno che ci serve sarà, dove l'ho visto, di là. No, vabbè, non parlo del Frankenstein, che è sto mezzo qua. Non mi ricordo dov'è il gruppo elettrogeno, ma dovrebbe essere qua in giro. Eccolo lì. Ci costa solo lui 51.000, però poi vedete che ci consentirà di attivare tutto, perché è tutto connesso lì. Non so poi il gruppo elettrogeno come vada ricaricato, se ha carburante o che altro. Comunque, insomma, adesso andiamo ad acquistare. Avevamo questo qui, questo mezzo qui, andremo ad acquistare questo. Costa 86.000, quindi a questo punto forse non saremo così tirati come pensavo, però quello che ho notato è più prestito chiediamo, più saldiamo, più la cifra che ci viene concessa la volta successiva è maggiore. Ora, il mio senso di orientamento ormai è buono, quindi direi che dovremmo fare anche benza, ma per quello aspettiamo. Sto girando la macchina perché adesso, finito qui, andremo subito a comprare
scavatore e lo proveremo. La lascio in mezzo alla strada, tanto gente qui in Alaska non ce n'è. Quindi, now. Allora. Come mi aveva consigliato Zed Farmer, ho dovuto vendere l'altro scavatore perché avevamo solo un mezzo. Quindi qua possiamo andare a potenziare per 20.000 l'appezzamento. Quindi aggiungere un posto in più per i mezzi grandi, i mezzi pesanti. Ma non lo facciamo. Tra l'altro ho fatto tutti questi soldi, ne ho fatti 30.000 perché ho scavato quasi un chilo d'oro. Quindi, allora, prestiti. Andiamo a... Io voglio capire se... Allora, 79.000, quindi più o meno quasi quanto ci chiedeva il... Allora, in questo caso, facendo 3 giorni, abbiamo un tasso di interesse altissimo, 38.000 al giorno. No, io direi che lo restituiamo in 24, quindi 8.000 al giorno. Abbiamo un tasso di interesse altissimo perché dobbiamo restituirne 117.000. Siamo ai limiti dell'usura, però vabbè, siamo ricchi, c'è praticamente 30.000 in più. Cioè, a dire la verità, adesso potrei già risaldare il debito, ma anche se non ho ben capito se saldandolo in anticipo si paghino meno gli interessi, comunque potremmo verificarlo subito. Comunque vabbè. Allora, abbiamo anche un po' di soldi per respirare, quindi andiamo. Dovrei aspettare l'offerta, però vabbè, io lo compro, l'escavatore grande. Ah, posso affittarlo, sì, quello lo sapevo già, però 3.000... Non era male nemmeno questa possibilità qui, a dire la verità, però vabbè, acquista, va, al massimo la vendiamo. Ok, ora dobbiamo trasportarla all'appezzamento. Allora, escavatore grande, tac, sposta le tue macchine, 1.500, molto bene. Abbiamo 29.000, quindi più o meno quello che avevamo prima, anzi quello che avevamo prima. Ora andiamo subito là a vedere. Andiamo là a vedere dov'è, lo spostiamo e poi credo servirà a fargli un po' di carburante. Dovremmo averne ancora un 22%, 21% nell'autobotte, che dovrebbe riempirlo un pelino più della metà. Quindi, poi tra l'altro sta andando anche molto bene la raccolta di magnetite, perché ho depositato un secchio intero nel cassone della magnetite, appunto, e per la prima volta è salito all'1%, quindi vuol dire che veramente ne ho. Lì sarà molto importante la magnetite, perché la spenderemo non per venderla, ma per potenziare il nostro fabbro. Quindi magari andremo a... non lo so, a livello di tempo non mi interessa perché non è un problema aspettare 15 minuti. Magari andremo a comprare il fatto che ci dà più oro, ce ne butta via meno, oppure diminuire il costo, che alla fine poi... Beh, intanto voglio andare a vedere subito al volo quanto carburante c'è dentro in sta macchina. Metà, io due gocce gliele metterei di carburante, però, perché non si sa mai. E poi inizia il lungo viaggio lentissimo verso l'appezzamento. Ok, 19 ne avevamo, vabbè,
Mo. Voglio lasciarne almeno un 5% per il mio pick-up. Ok. Devo fare attenzione a metterlo via perché mi sa che se stappiamo questo coso dobbiamo andare a ricomprare un altro tubo. Allora, adesso volevo dare un'occhiata qua. Vediamo un attimo che cosa c'è all'interno. Ok, qua abbiamo solo il filtro del carburante come l'altro e qua dovrebbe esserci la batteria. Sì, non è, diciamo, il capolavoro di ingegneria, non abbiamo altre cose, credo, da poter modificare. Niente, proviamolo subito. Poi prendi il parcheggio. Ma non ne veniamo più fuori da qui. Dobbiamo spostare. C'è da spostare la macchina, eh sì. Va bene. Ora, sono curioso di provare. Mentre lo scavatore piccolo scavava il 24%. Adesso, scusate, ma vorrei sollevarla perché sennò mi dà fastidio vederlo qui. Scavava al 24-25% a volta, alla volta. E per nella macchina lì la macchina mobile del lavaggio, insomma. Voglio vedere quanto scava questa benna qui. E dovrei forse essere costretto a rispostare nuovamente tutto l'impianto. Adesso questa poi è un braccio che dovrebbe andare molto più lontano di quello di prima. È un aggiornamento non indifferente, soprattutto perché avendolo comprato questo scavatore non noleggiato, se un domani io decido di venderlo ci smeno almeno 40.000 dollari. Dai. Non costringermi a dover trovare un metodo per trascinarti su con. Allora, adesso risolveremo, cioè scopriremo subito se l'investimento è stato ottimo o meno. Ovviamente bisogna essere sempre pronti in questo gioco a, diciamo, mettersi un pochino in discussione. Allora, stoppati. Non voglio perdere subito lo scavatore. Perfetto, shiftiamo alla modalità di scavo seria e vediamo, mettiamoci subito all'opera, sono quasi teso, anche un po' di timore dire la verità, perché allora, aspettate che mi metto comodo perché con la tastiera è veramente un gran. Non è un casino perché ormai ci ho fatto l'abitudine, però insomma. Ok, fammi vedere quanto scavi. Ok, vediamo. Voglio una bella bella piena, eh. Oh, così mi sembra anche bella piena. Vediamo. Voglio allontanare la visuale perché voglio vedere quanto lontano può arrivare sta cosa. Vediamo un po'. Ok, è giusto. Vai giù. Vieni un po' più vicino. La peppa 50. Perfetto, guardate anche quanto scava lontano. Sì, diciamo che è un gran bel guadagno questa cosa. Perché comunque ci consentirà di lavorare bene. Ora voglio vedere quanto carburante ho qua all'interno, ma non me lo fa vedere. Non me lo fa vedere. Non so perché ogni tanto si bugga l'indicatore qui. Comunque qua è pieno, qua no. Dobbiamo mettere in funzione tutto, ma dovremmo farlo una volta che smetterà di piovere. Perché inizia adesso il
il momento più serio, quello dove si lavora, come se non ci fosse un domani. Paghiamo quasi, arrotondiamo 9.000 dollari al giorno, e per lavorare 9.000 dollari al giorno dobbiamo, allora, con i soldi che abbiamo al momento possiamo passare fino a 3 giorni senza fare nulla. Però insomma, dobbiamo un attimino metterci subito al lavoro. Devo aspettare che smetta di piovere, quindi magari facciamo una cosa. Adesso io questo lo lascio già qui. Voglio andare a depositare in fabbrica, come abbiamo fatto la scorsa volta, la magnetite. Una volta portata là la magnetite, che è all'1%, vediamo se raggiungiamo i 35 kg di magnetite per poterla vendere al fabbro fonditore, insomma, come lo volete definire. Va, che precisione. Tanto quello lo possiamo anche lasciare là un attimo alla fabbrica, perché tanto ci vuole una vita a riempirlo, e anche ci vuole una vita anche a riempire il secchio qui in appezzamento, quindi boh 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 boh. L'altra cosa che ho notato un po' inquietante è che sto consumando tutte le gomme. Allora, al dietro sono più o meno 85-88%, le gomme davanti sono al 40%, e non so se sia dovuto al terreno, ma più probabile sia do è dovuto al mio continuo finire addosso a qualcosa per, magari, che so, lag da caricamento, distrazione, sovrappensiero. Quindi la sto distruggendo io sta macchina. Ok, stoppati, spegni, fai una mano. Ok, poi lo mollo qua questo. Vediamo un attimo, adesso abbiamo 6.100 grammi. Scarico alta magnetite. Sembra 14. 14 non è male, non è male. Siamo quasi a metà della cifra richiesta. Vabbè, tanto non lo lascio lì perché adesso voglio andare a riempirlo sto coso. Non mi metto a lavorare perché piove, quindi piove e c'è il rischio che qualche fusibile si bruci, anche se in realtà l'unica cosa che rischia è il generatore elettrico, perché non credo che la pompa dell'acqua che è sul carrello rischi cortocircuito, perché funziona a carburante, quindi ci sono ovviamente i fili elettrici, quelli non so se poi daranno problemi o meno, non è ancora successo nulla, però tanto io faccio una cosa saggia e piazzo qui questo, saggia per modo di dire, perché adesso non sto neanche mettendo il freno a mano, ma ah, si può anche passare di qua. Cos'è questo? Sono andato anche a vedere quel villaggetto su lì e non è assolutamente nulla. L'acqua scende ancora, quindi acqua ce n'è al momento, non fa troppo caldo, infatti se vedete sono le 1 di pomeriggio, le 2, e piove. Piove e sono 14 gradi e 2, quindi non sarà nulla di che. Dovremmo andare a riempire, e come ultima cosa vi faccio vedere questa, vado a riempire la tanica e vediamo quanto mi costa. Così vi fate un'idea di quanto può costare riempire una tanica di questo. La tanica di questo consente di riempire e abboccare tutto, quindi anche le taniche di benzina, quelle che ci portiamo in giro, ma vi parlo dello scavatore piccolo. Lo scavatore piccolo lo abboccate, boiomondo, lo stavo capovolgendo, lo riempite 2 volte e qualcosina, quindi non è neanche così capiente. E potessimo, il passo successivo a questa piccola botte è comprare il serbatoio, quello che sembra un container enorme,
Ma credo che per fare quello bisogna andare a sbloccare gli ordini col tablet, perché pagando potremmo andare a sbloccare gli ordini, quindi non andare più in città, ma farci recapitare tutta la roba lì. A parte che a me piace andare in città perché è figo, gli dà proprio l'idea di essere una vita reale. E niente, lì si ordina il carburante il giorno prima per il giorno dopo e il carburante viene recapitato e sono diverse migliaia di litri. Fortuna non esplode, e fortuna anche è vuoto, quindi. Allora, adesso dobbiamo andare. Sì, però cavoli, qua piove sempre, non lo so io. Sì, poi oddio, mi pareva di aver letto che dovevo mettere tutto, poi Zedfarman potrà darmi conferma o meno, devo mettere tutti gli attrezzi ogni volta che piove nel capanno, ma mi sembra un po' esagerato come cosa. Allora, qua si riempie la botte d'acqua, ma la botte d'acqua adesso torneremo in appezzamento, dopo la riempiremo di nuovo con la pompa. Adesso faccio vedere il costo di sto affare qua. Tec, per riempire una roba del genere sta di un'ora. 2007. Non è neanche tantissimo perché il costo lo ammortizzate, però. Già che ci siamo. Non abbiamo portato i, vabbè, le taniche, potrei andare a comprarne altre. Molto bene, abbiamo riempito, siamo pronti poi a andare a rifornire i vari serbatoi, dei vari generatori e pompe. Allora, niente, l'obiettivo è andato, quindi ci stiamo avvicinando al tier 3. Con molta calma, abbiamo appena fatto l'upgrade che tra l'altro Zelfarmer mi aveva suggerito di fare subito, ma io ho avuto fretta di iniziare a usare lo scavatore. Quindi questo mi velocizzerà di molto tutto il procedimento di scavo. Però insomma dovremo lavorare tanto. Infatti adesso rimango un pochino in attesa di quello che è il vostro responso, magari sulla serie, prima di fare poi altri episodi. Quindi ragazzi, con questo vi saluto, vi rimando al prossimo eventualmente gameplay. Non mancate come sempre di lasciarmi i vostri commenti qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.